Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Signori, ci siamo. Siamo praticamente alla fine della prima run, la run A, che però non è la fine di tutto. Perché, come vi ho già detto, ci saranno diverse run che bisognerà fare all'interno del gioco. In totale sono 5, anche se in realtà, diciamo che la seconda, ovvero la run col finale B, è praticamente identica a quella che abbiamo già visto, solo con delle evidenti differenze. Infatti, quando giocherò e farò anche la run 2, quindi la run B, non vi farò vedere tutto, ma vi farò delle puntate, tra virgolette, dove farò vedere soltanto delle differenze e quali differenze effettivamente ci sono, che ovviamente vi evincerò e vi sottolineerò io stesso. Però, per il momento... concentriamoci su quello che avverrà ora, concentriamoci su quello che sarà adesso il gioco, su quello che si svilupperà. Quindi ci siamo ragazzi, apriamo la porta ed entriamo nella dimora dello Shadow Lord. 今はしくも懐かしい景色であるな。そうだな。白と初めて会ったのも、初めて一緒に戦ったのも、この場所だな。へえ、白さんってこんなところに住んでたんですか。まあ、大まかに言うとそういうことになるか。クソ神に似合いのボロ部屋だな。どこかの下着女が散々暴れてくれたおかげでな。 Superato questo punto, non potrai più tornare indietro. Continuare? Sì. Ci siamo, signori. Abbiamo recuperato tutte le chiavi. E quindi non ci resta altro che procedere verso ciò che sarà uno, perché ce ne saranno diversi, ma uno dei colpi di scena che quando giochi Nier per la prima volta fai: ah, allora è questo ciò che non sapevamo. È esattamente così. Sentite la musica. Statue, giardini, tutto in rovina. E qui c'è un'altra arma. Spada a due mani. Spada fenice. Eh sì, ragazzi, abbiamo adesso tutte le armi finici. Non so se abbiamo già completato le armi, no, ancora no. Ne mancano un paio che bisognerà prendere successivamente, di cui una ricordo anche dove, ed è per questo che non le abbiamo tutte. Però abbiamo praticamente il pugnale finice, la spada a due mani, che è... la spada fenice, come potete vedere, che è tra l'altro esteticamente bellissima. E come lancia invece abbiamo la lancia fenice, che è la nostra lancia che abbiamo in questo momento. Questa è la lancia del comandante, che è un'altra arma che abbiamo preso. E come potete vedere abbiamo praticamente tutto il set della fenice. Quindi lancia, la spada, che è il pugnale della fenice, e lo spadone,
che è la spada della Fenice, che tra l'altro non è neanche tanto male, né come moveset, né anche come danni quando la si va a potenziare. Quindi diciamo che non è malvagio. Questa è una domanda importantissima. Nanda, sore wa. Mate. Kore wa aikotoba da. Aikotoba. Iwaba kono shiro ni hairu tame no jumon da. Tashika doko ka de kiita you na. Infatti, se noi tentiamo di aprire la porta... Ah, me la fa aprire in questo caso. Ah, ecco, esatto, però ti riporta indietro. Mi ricordavo il particolare che non potevi andare avanti. Anche perché, appunto, in questo caso gli uccelli, che hanno la voce molto profonda, infatti c'è il dettaglio che vi fa vedere di parlare con gli uccelli. Anzi, con l'uccello in questo caso... C'è una risposta che dobbiamo dare. C'è una risposta. A chi parla la vera voce? A chi si mostra la vera forma? Chiedo, perché gli esseri umani scompaiono da questo mondo? E qua abbiamo la nostra scelta, della nostra, diciamo, della nostra risposta. A causa di un'oscura malattia, in realtà, non è quello che ci sta chiedendo. Vare wa kotaeru. Inochi mizukaki yue ni. Sarà questa la risposta giusta? A quanto pare no. Perché questo? Perché ovviamente il gioco tratta la malattia. Esatto. Credo di aver sbagliato. Sì, hai assolutamente sbagliato. Perché la domanda, o comunque in generale ciò che il nostro amico ci sta dicendo, è la vera voce. La vera forma. Questo è un grandissimo indizio per quello che sarà la run B, quindi la seconda run. Vare wa kotaeru. Kuroki yamai ga yue ni. Vare wa ton. Hito wa sono inochi wo ika ni nagaraeru no. Come possono prolungare la loro vita? Vare wa kotaeru. Sono mi to tamashi o wakatsu beshi. Vare wa ton. Tamashi no yukusaki wa izuko ka. Quindi... questi sono indizi incredibili. Sono veramente indizi incredibili, perché parla della vera voce, della vera forma che a causa di una malattia oscura ha permesso a corpo e spirito di essere divisi. E dovrebbe essere questa la risposta giusta. Esatto. Sono mono. Arugi taru hito to minashi shiro e no tachiiri o kyoka suru. Dou yara saki ni susumeru yō da na. E questo, ragazzi, cioè questo dialogo già apre le porte a quello che è veramente Nier Replicant e Automata.
ma non è finita qua. Lanjirawa mura no futogo. Devoru-san, Popolu-san, dou shite konna tokoro ni? Mura ni modoru ki wa nai ka? Koko wa totemo kiken yo. Haitta tokoro de Yona ga modotte kuru ka dou ka mo. Ika ni shite koko ni kita? 質問しているのは私たちよ。 Ecco, e qui inizia il primo la prima esplosione di testa, no? Devola e Popola, le nostre mamme, se così le vogliamo nominare, che fino a questo momento ci hanno quasi aiutato ad arrivare qui, ma adesso ci stanno suggerendo di tornare indietro. E questa, diciamo, che è l'unica occasione per tornare al villaggio, in teoria. Si potrebbe tornare indietro, se non ricordo male, se si risponde... hanno ragione, torniamo al villaggio, tecnicamente ti riportano indietro, ma tu puoi ritornare qua, ovviamente. Però, una volta che torni qua, questa opzione di tornare al villaggio non ci sarà più, perché c'è soltanto la prima volta. Perché Popolu-san tachi ga... 答える気はないわ。自分で考え。Fai 2 più 2. どうしてポポルさんたちが答える気はない。 Niente, non cambia il... Ok, mi pensavo cambiasse. Non te lo dico, fai 2 più 2. Che diciamo che con gli elementi che abbiamo adesso è un po' difficile fare 2 più 2. Si potrebbe fare 2 più 2 per tutti coloro che hanno giocato tutta la saga e ovviamente lo sanno, ma prendendo il capitolo per com'è, ovvero prendendo il capitolo singolarmente in questo caso, quindi Nier Replicant, per il momento non vi posso dire nulla. Oretachi wa saki ni susumu. Yona o tasukeru tame ni. Sou ka. Nara shikata nai ne. Shikata nai wa ne. Non volevamo affrontarvi. あと100年 次の世代にしたかった fino alla prossima generazione. こやつらは魔物か? いや、違うようだ。 嘘だ。 嘘だ。 ポポルさんたちが そんなわけない。 正直ここまで成長してるとは思っていなかったよ。なぜだ。なぜお前たちが邪魔をする。白の書。裏切りの輩よ。お前に質問する。Sei un traditore. Non rivolgerti così, Grimoire Weiss, sei un traditore. Vi ricordate cosa disse Grimoire Noir all'inizio? それはもともと私たちの力だからな。あなたはそれを分け与えられたに過ぎない。È stata concessa solo una piccola parte. シロさん、大丈夫ですか? くそ、どうしてなんだ、デボルさん、ポポルさん。 なぜ魔物の味方なんかするんだ?
どうして？すべての謎の答えは魔王の御心にある。魔王の仲間なのか？ずっと仲間だったのか？答えはあなたが探してちょうだい。己の真実と向き合うために。魔王の城へ入りなさい。Hai ottenuto la mappa del castello, signore ombre. Debor-san to Popor-san ga mucha shite kuru ze. Shiro, daijoubu ka? Okashi zo. Ware no saidai no buki de aru hazu no kuchi ga mawawawawaranaku natta. Shiro-san. Hayo na me o suru de nai. Shinpai muyou da. 大丈夫。Quindi i versi sigillati sono il potere di Devole e Popola. Lavorano per il Signore delle Ombre. 音楽、ワルツが聞こえます。Ma perché?舞踏会とは合成であるな。こいつら魔物だ。閉じ込められたみたいです。いいさ、戻る気なんかない。そうだな。Vedete, si stanno trasformando.Sono delle persone che ballano, ma ora si stanno trasformando. Fortuna che siamo già forti a bestia, e tra l'altro stiamo prendendo tutte parole che questa sessione poteva decisamente essere più lunga, ma oh no, ho sbagliato, cacchio.Devo fare tutta l'animazione. Perché altrimenti... Altrimenti non me li dà come... Come morti.私が次の部屋への扉を開ける。援護してくれ。舞踏会か。合成であるな。シロ。ああ、すまぬ。援護だな。アイネさんを守ってあげてください。これがこれで。vedete, si proteggono anche dal。まだですか。せかすな。私はこういう細かい仕事は苦手なんだ。Qua dobbiamo solo resistere.
Però bisogna anche fare attenzione perché queste onde... Ecco qua. Allora, diciamo che queste scene al momento sono particolari, ma avranno un senso. Eccolo qua. Il vero nemico più forte del gioco, il cinghialozzo. Allora, diciamo che io comunque per essere la prima run sono decisamente forte, per cui la parte finale del gioco la rusherò in maniera incredibile. La versione corazzata più difficile da buttare giù. Però si è ripreso. E non c'era una barra di finishing. Ok, possiamo andare. Lancia dragone, altra arma che vi faccio vedere subito. Guarda che bella. È proprio praticamente la lancia dei cavalieri di una volta, praticamente. Qui non si può scendere, quindi siamo costretti a salire. Esatto, qua ragazzi, se ci prende è game over.
Volevo fare un'altra cosa, però vabbè. Ok. Ci sta che abbia fatto vedere questo game over, perché non si può combattere in questo caso. Quindi bisogna necessariamente salire dritto. E praticamente non ci si può fermare. Letteralmente. Allora, se non ricordo male, camminando rasente non dovrei incontrare scatole. Oddio. Ok. Già. Tra l'altro non subisco neanche tanti danni. Già. Sembra invincibile. Sembra decisamente invincibile. Casa, tedo to, ci irto te. Già. L'aiuto. Dezuchi, aseyori. Kitto, okitto da. Ala, perua to, shide, chi, useki yo. Ira, ko, ku. Ka, tsuite. どうしてここに。サルリとシータ。と、カイザムトキロだろ。しかり。ギア、アラトテ賛成隊。クルワリ、ワリトテトラス。カンカシチンで。でも。アラ、ペルアト。どんだ来て、切り越いたり。アフィア、とさちちさったと。止めるた。 Kaizamuchi to. Kaze, get up! Eh, Takar, Kiseki, oh, ah! Oi, yamero, hanase, yamero! Oh! Gi, ato de, arikurasa. Ako. Eja. ゆっくくおたおきアルタビュートくるとこっちいるかてケタルイトエチケロアルテリアだせギウジ各石岸新中カレルタカイザムテラス うん。あんだ、改めて。ウラヌ・ペルア・トッチ!ウラヌ・カイザム・トッチ!おお、開けるんだ!ぐずぐずするな。行くぞ。カイネさん。 奴の戦いを無駄にするな。フィアのためにも。おお。Già. Si sono sacrificati per noi. Perché quel cinghiale praticamente non muore.
resuscita ogni volta, no? E quindi la situazione è questa. Il nostro amico re di facciata si è letteralmente sacrificato per permetterci di proseguire l'esplorazione del castello del Signore delle Ombre. Ma per il momento direi che è tutto. Questa prima parte del castello la lascio così. E ci incontriamo subito dopo, perché io registrerò ovviamente tutto di continuo, ma per voi sarà la prossima volta. A presto.